perché i docenti normalmente non ricevono formazione sulla plusdotazione e sul talento, che è un tema abbastanza nuovo in Italia. È di prossima pubblicazione, sono di prossima pubblicazione le linee guida redatte dal MIUR, da un tavolo di lavoro tecnico a cui ho preso parte, proprio su questo fenomeno, che non è un fenomeno unitario, che è un fenomeno che si studia in America da oltre 100 anni, ma che in Italia è stato sottovalutato, forse per una concezione romantica del genio e del talento, per cui si pensa che questi bambini di talento non abbiano bisogno di aiuto. Di fatto la realtà ci dimostra che non è così, che esistono varie tipologie di talento e varie manifestazioni del talento stesso, e che spesso la scuola può ostacolare queste manifestazioni piuttosto che favorirle e farle fiorire.